Lo scorso 15 marzo a Rimini, la tappa peggiore di un periodo che definire gramo non rende esattamente l'idea. 5-1, sconfitta debordante, le dimissioni di Bucaro, il punto più basso. È vero, altra storia, altro momento, altro campionato, ma motivo in più per cancellare, calcisticamente parlando, una pagina bruttissima. Speriamo che quest'anno sia la migliore. Cosa bisogna... No, noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, non dobbiamo pensare assolutamente a niente, né che sia facile né che sia difficile, dobbiamo essere bravi a fare, a svolgere le cose che questa partita richiede, ma farle in maniera determinata, consci che abbiamo un certo valore. E poi, come dico sempre, se gli avversari sono bravi, gli diciamo bravi, però, come ti ripeto, se il Pescara fa il Pescara, credo che sia dura per tutti a giocare contro di noi. Fuori Perozzi, sempre ai margini, Merola che tuttavia tornerà in gruppo la prossima settimana. Baldini, che è entrato nella testa dei calciatori, opta per la continuità. Stesso 11 schierato contro la Torres. È normale, è vero, e parto dagli stessi 11 perché quando faccio gli allenamenti sono quelli più in palla, sono quelli che mi danno più garanzie. È una cosa normale, no? Fra loro c'è una competizione, quelli che in questo momento sono più utili giocano. A volte può sembrare che uno magari ha un curriculum diverso, uno può essere anche con un curriculum che dimostra che è più bravo, ma al momento attuale i giocatori che danno un rendimento maggiore sono questi. Plizzari, tre pali, in difesa Staver, Brosco, Pellacani e Crialese. A centrocampo Tugnov, Squizzato e D'Agasso, davanti Bentivegna e Cangiano a supporto di Vergani. In netta crescita l'ex Inter. L'ultimo gol quasi 9 mesi fa, 23 dicembre 2023, nelle immagini. Pescara-Fermana 1-1. Curiosità, l'arbitro sarà lo stesso, Vergaro, della sezione di Bari. Non ci sono più Cuppone, 3 gol in 2 gare con la maglia della Cerignola, e Tommasini, una rete alla debutto col Gubbio. Baldini, categorico. Sono felice che non ci sono più, perché tutte e due non volevano più rimanere a Pescara, quindi figurati come avrebbero potuto andare d'accordo con me. Pescara deve rimanere, chi ama questa maglia, e vediamo alla fine chi saranno i giocatori che riusciranno a gioire, quelli che sono andati via o quelli che sono rimasti. Vediamo. Il tempo è sempre galantuomo. Nel Rimini, privo dell'ex Chiarella a causa infortunio, non ci sono più elementi del calibro di Lamesta, Morra e Pietrangeli. Un punto in 2 gare, pareggio a Carpi e KO casalingo con Lentella. Sistema di gioco 4-3-3, Colombi, tre pali, in difesa l'ex Longobardi, Gorelli, Lepri e Falbo. A centrocampo Langella, Play, Megelaitis e Garetto interni, in attacco il Tridente, Malagrida, Ubaldi, Cioffi. Probabile panchina, almeno inizialmente, per l'ex Jacopo Cernigoi. Il tecnico e l'esordiente Antonio Boucher, ex calciatore importante dell'Empoli, 300 presenze nel club toscano, lanciato in A proprio da Silvio Baldini. Storia di 22 anni fa, campionato 2002-2003. Solo gratitudine per il tecnico biancazzurro. Sì, una partita particolare, perché comunque fa anche strano, no? Trovare in panchina dall'altra parte una persona che mi ha dato tanto quando sono arrivato nel calcio che conta, che è una persona che ha creduto in me, mi ha dato tanta fiducia, io di conseguenza ho cercato sempre di ricambiarla, con risultati anche importanti, quindi ora me lo ritrovo da avversario, ed è una cosa anche bella, che dà sensazioni molto molto belle, però ecco, metto da parte, che tra l'altro a Silvio Baldini, ripeto, è stato proprio l'allenatore che mi ha lanciato nel calcio che conta, in Serie A, ha avuto fiducia in me, quindi questo è un passaggio della mia vita calcistica molto molto importante, e quindi quando una persona crede ciecamente in un'altra, l'altra persona deve ricambiare, come ho detto prima, la fiducia, quindi questo lo sottolineo perché ho ricevuto tanto dal mister. E per me rimane il mister e non Silvio Baldini. È molto importante questo, molto rispetto.
Sono 8 i precedenti a Rimini, 4 pareggi, 2 vittorie e altrettante sconfitte. La prima nel 1981-82, Serie B, marcatori Bilardi e un giovanissimo Pasquale Traini. La seconda, come detto, recentissima, 5-1 lo scorso 15 marzo, doppietta di Morra, segno anche la Mesta, Del Carro e Ubaldi per i biancazzurri Davide Merola. 2 i blitz al Romeo Neri, il primo nel dicembre 1976, 2-1, doppietta di Cesati, il secondo successo 2-0, sempre in B nelle immagini, 18 marzo 2006, doppietta di Daniele Croce nei minuti finali, era il Pescara di Maurizio Sarri. Tra i pareggi, ecco il 2-2 del 28 aprile 2007, allenatore il debuttante Vincenzo Vivarini, apre Biagio Pagano, 1-1 di Daniele Vantaggiato che sorprende Samir Handanovic, nuovo sorpasso dei padroni di casa col solito Pagano, 2-2 definitivo di Antonio Aquilanti alla prima rete tra i professionisti.